In campagna elettorale ha promesso di ristrutturare il porto cittadino, migliorare i trasporti pubblici e aumentare le piste ciclabili. Parliamo dell'uomo barbuto che vedete sullo schermo, Klaus Ruhe Madsen, 46 anni, domenica diventato sindaco di Rostock in Germania. Niente di speciale, penserete, invece no, perché quest'uomo entrerà negli annali della storia germanica come primo sindaco straniero di una grande città tedesca. Klaus Ruhe Madsen, infatti, è di origini danesi, nato a Copenaghen, ma dal 92 vive e lavora come titolare di una serie di negozi di arredamento a Rostock. Nella città tedesca è stato anche presidente della Camera dell'Industria e del Commercio negli ultimi 6 anni. Ha sbaragliato l'avversario della sinistra verde di Linke col 57%, correndo come indipendente ma con il sostegno della CDU di Angela Merkel e dei liberal democratici della FDP.